E benvenuti al film danese del concorso 36. The Guilty. Poi in danese ce lo facciamo pronunciare dal nostro ospite, perché io non sono in grado. E allora, potreste considerarlo un film anomalo per un concorso del un film in concorso all'interno di un festival, però immagino che ormai, se siete frequentatori abituali, siete abituati, noi facciamo anche scelte che sfiorano il genere o che sono completamente all'interno del genere. Questo film va molto nella direzione del noir e del thriller noir. È la storia di un poliziotto che si trova di turno al telefono, a rispondere alle telefonate della gente una notte, e riceve una telefonata, e per riuscire a risolvere il caso inerente a quella telefonata non può staccarsi dalla postazione telefonica, perché le telefonate vanno e vengono e deve tentare di risolverlo stando lì. È una straordinaria prova d'attore del protagonista, che si chiama Jacob Cedergreen, e che è stato, da alcune parti è stata paragonata come performance a quella di, che probabilmente ricordate, di Tom Hardy in Locke, quel film in cui Tom Hardy sta in auto e riceve delle telefonate dalla moglie, dall'amante, eccetera, e anche se il genere è molto diverso. È stato diretto da Gustav Möller, che purtroppo questa sera non è con noi, perché questo film ha una montagna di candidature agli EFA, che sono gli Oscar europei, ed è la candidatura danese agli Oscar, gli Oscar quelli hollywoodiani, per cui sia il regista che il protagonista sono impegnati in giro in campagne di promozione e di presentazione del film. E abbiamo con noi la produttrice Lina Flint. Lina, ci vuole coraggio a fare un film con un personaggio che sta in scena dall'inizio alla fine? Challenge doing this film. It is our first film after film school. The director, the screenwriter, actually the whole creative crew, we graduated together from film school 3 years ago, and we went out and did this film right after, and it was a great challenge, and I think as a young filmmaker you need to have that courage to do things like this. Ci vuole soprattutto, oltre al coraggio, il desiderio di affrontare questa grande sfida. È il nostro primo film, dopo aver frequentato la scuola di cinema, la troupe e io, produttrice, il regista e lo sceneggiatore, abbiamo frequentato tutti la stessa scuola di cinema e ci siamo diplomati 3 anni fa. Questo è il nostro primo film, ci siamo appunto messi al lavoro per realizzarlo, e credo che, essendo tutti giovani impegnati nel cinema, bisogna proprio lavorare in questo modo. Yeah, I just want to say it's a great honor for me to be here, and I should say hello and a big thank from the director and the rest of the crew. They're sorry they couldn't be here, but I'm really happy to be presenting the film, and I'm really happy to see this many people. Super overwhelming, and I'm really glad you came out, and I hope you will enjoy the film, and I will be here afterwards for a Q&A if you want to stick around and talk about it. Voglio solamente ringraziare
ringraziare tutti quanti, porgo i ringraziamenti da parte del regista che non ha potuto intervenire e che vi saluta. È un grandissimo onore per noi essere qui, sono davvero contentissima soprattutto di vedere tutto questo pubblico che è presente alla proiezione. Mi auguro che il film vi piaccia e sarò a vostra disposizione per domande.